La legittimità dell'evasione fiscale. Questo articolo è tratto da quello che era stato pubblicato sul Movimento Libertario. Molte persone, quasi tutti, condannano moralmente l'evasione fiscale, ma prima andrebbe giudicato moralmente il sistema fiscale. Infatti l'evasione fiscale è una forma di coercizione e evadere le tasse è una fuga da questa coercizione, quindi un'azione di autodifesa. Allora, le persone che condannano l'evasione fiscale condannano l'azione di autodifesa, al contrario di quanto fanno invece in tutti gli altri casi, dove considerano legittima l'autodifesa. Perciò, prima di condannare l'evasione fiscale a priori, vediamo di giudicare il sistema fiscale e consideriamo due aspetti: il modo in cui le tasse sono prelevate e a che cosa servono le tasse prelevate. Il modo. Allora, è rispettata l'uguaglianza davanti alla legge? E cosa vanno a finanziare? Soltanto lo Stato minimo o anche altre cose? Inoltre c'è da distinguere l'aspetto morale dall'aspetto economico. Cominciamo dall'aspetto economico: è convinzione diffusa che se tutti pagassero le tasse, pagheremmo tutti individualmente meno tasse. Ma questo non è vero, è proprio l'esperienza storica che lo dimostra. Se tutti pagassero più tasse, ci sarebbero semplicemente più soldi a disposizione della classe politica, con cui i politici potrebbero comprarsi legalmente i voti degli elettori, offrendo ancora maggiori servizi. E questo perché il potere politico in un sistema democratico è illimitato. Cioè, in particolare in questo caso, non c'è un limite non arbitrario alle cose che possono essere finanziate dallo Stato. Quindi i politici di oggi tendono sempre ad aumentare la spesa pubblica, lasciando pagare, il costo da pagare, ai politici di domani. Del resto, i dati statistici, dimostrano proprio che in Italia la pressione fiscale è cresciuta insieme alla spesa pubblica e al debito pubblico. Inoltre, in questo modo vengono amplificate quelle distorsioni della struttura produttiva che sono all'origine delle crisi cicliche. E questo era l'aspetto economico. Vediamo l'argomento morale. Secondo quasi tutte le persone, evadere le imposte è moralmente sbagliato perché si aumenta così il carico fiscale su coloro che non possono evadere o non vogliono evadere le tasse. Ma questo argomento è insostenibile per principio perché le imposte sono una forma di coercizione. Per spiegare meglio, Birindelli fa un esempio. Immagina 10 ragazze sequestrate e regolarmente violentate da uno stupratore e ritiene che questa sia una buona immagine di quello che lo Stato moderno fa ai cittadini contribuenti. Allora immaginiamo che una ragazza riesca a evadere e sia consapevole del fatto che la sua evasione comporterà una redistribuzione del carico di violenza che lei subiva tra le altre 9 ragazze rimaste prigioniere. Allora, vediamo come ragiona un collettivista che ritiene immorale evadere le tasse. Se fosse coerente, dovrebbe ritenere immorale anche la fuga della ragazza, perché l'evasione della ragazza comporta una maggiore violenza sulle altre ragazze rimaste. Quindi l'evasione della ragazza dovrebbe essere immorale e dovrebbe essere un crimine. Chiaramente non è così, il crimine non è la fuga della ragazza evasa, ma è la violenza del mostro sulle ragazze. Quindi ricordiamo l'analogia, le ragazze sono i cittadini italiani, i contribuenti, e il mostro è l'apparato statale. Gli stupri è la tassazione. Dunque questo esempio dimostra che il collettivista non è coerente perché in un caso sostiene una cosa, in un altro caso il contrario. Infatti ritiene legittima la fuga della ragazza, l'evasione della ragazza, ma ritiene un crimine l'evasione del contribuente che non paga le tasse, cioè che fugge da una coercizione, dalla costrizione di pagare le tasse. Quindi il collettivista ha un comportamento incoerente. Qual è il comportamento coerente? Che evadere le tasse è un'azione legittima di autodifesa, pur essendo illegale. Bisogna sempre distinguere infatti ciò che è legittimo da ciò che è legale. Evadere le tasse è un'azione legittima perché rispetta la legge con la L maiuscola, ma è illegale perché contravviene alla legge Fiat. Il positivismo giuridico. Torniamo adesso alle due questioni che abbiamo visto all'inizio: il modo in cui le tasse sono prelevate e cosa vanno a finanziare. Le tasse sono prelevate violando l'uguaglianza davanti alla legge con la L maiuscola, perché viene usato il sistema progressivo che è inserito nella Costituzione italiana. Inoltre, le tasse vanno a finanziare funzioni e dimensioni dello Stato che sono ben superiori a quelle strettamente necessarie per difendere la sovranità della legge come principio. Cioè vanno a finanziare uno Stato che è molto più che lo Stato minimo, ma uno Stato massimo, uno Stato totalitario. Totalitario sempre nel senso che il potere politico non ha limiti non arbitrari. In conclusione, quindi evadere le tasse è un'attività legittima, però per fare questi ragionamenti serve tempo e inclinazione alla logica.
è una cosa che non si può fare in pochi secondi in un salotto televisivo, dove invece la condanna dell'evasione fiscale viene data sempre per scontata a priori. In questo modo le masse e le persone vengono mantenute nella gabbia mentale e lo Stato incontra meno resistenza possibile nel fare ciò che è nella sua natura, cioè espandersi e ridurre sempre di più la libertà dei cittadini.